Una tisana al mirtillo l'avevi mai assaggiata prima? Penso di no. Una novità. Questo non era facile. Che siete, hai visto? Che bravura. Cioè, tecnicamente non è facile fare questo. Tu sai cantare? Io? No, che Carmencita? siete. No, io Non sai fare nulla con... Non so perché dico la bocca. no. Ma perché? Cioè, no, ma ti prego. Non sai cantare, non sai. No, non so cantare. La bocca la uso per mangiare, basta. Se tu consideri, noi in autostrada possiamo viaggiare a 130 km all'ora, metti 120 km all'ora. Allora, se invece di ragionare in chilometri all'ora ragioni in metri al secondo, 120 km all'ora in metri al secondo quanto sono circa? Bisogna fare la proporzione. Sì. C'è Non ho una penna. un metro al secondo, quanti chilometri all'ora è? Come imposteresti il calcolo, anche senza arrivare alla risposta esatta? Come imposteresti il calcolo? Tu hai chilometri, ore, metri, secondi. Quindi hai due grandezze, il metro e il chilometro, che sono strettamente legate con un coefficiente 1000. Ok? No, più o meno. Un chilometro Avevo. sono 1000 metri. Giusto? Sì. Ok. Il secondo rispetto all'ora, che frazione è? Voglio la mamma. No.
No, non voglio passare per capra, però avevo, sai, perché ma no, era ma simpatico no. E stavo simpatico. Ma non è questione, è, no, non, cioè, allora. È una cosa che non è un calcolo complicato, non è un calcolo che bisogna ricordare, è semplicemente una considerazione su che cos'è un'ora e qual è il rapporto tra un'ora e un minuto e un secondo. In un'ora ci sono quanti minuti? Beh, questo. Quanti minuti ci sono in un'ora? 60. Perfetto. E in un minuto quanti secondi ci sono? 60. Perfetto. Quindi quanti secondi ci sono in un'ora? 120. No. Ma ti prego non riprendere, mi sento, oddio. Allora, in un'ora... 1200. No. No. Se sono 60 minuti in un'ora e 60 secondi in un minuto, basta fare... sono due... 3600. Oh, bravissima. Quindi 3600 secondi in un'ora. Se io vado a un metro al secondo, vuol dire che vado a 3600 metri in un'ora. Quindi a 3,6 chilometri in un'ora. 3,6 chilometri orari. Quindi questo è il rapporto, no? Un metro al secondo uguale 3,6 km all'ora. Quindi se vai a 130 km all'ora non fai altro che dividere 130 per 3,6. Dai, perché mi riprendi così? Che son brutto! Ma sei bellissimo. Ricky, sei inquietante. Cioè, quelli che hanno un piercing alla lingua, penso che non si lavano la lingua. Cioè, tu ti lavi la lingua? Certo. Scusa, come ci si fa a lavare la lingua? No, ma ovvio con lo spazzolino, cioè sulla lingua te lo passi. Cioè, ti tiri fuori la lingua tra così? Certo. Quando lavi i denti tu non hai mai lavato la lingua. Ma io uso il corruttorio, faccio gli sciacqui, ma spazzolarmi la lingua non penso sia normale. Certo che è normale. Spazzolarsi la lingua? Certo. Tu ti spazzoli la lingua.